Salve a tutti ragazzi, bentrovati in questo primo episodio del Let's Play su Pokémon Ethereal Glaze dal vostro Alex Plice. Iniziamo così, senza nessun avviso e senza troppe presentazioni, questo misterioso gioco che vi posso garantire è davvero bellissimo, seppur non ufficiale. Il gioco infatti è stato fatto da dei ragazzi recentemente, è uscita adesso la demo e quindi oggi siamo qui a provarlo perché a mio avviso merita moltissimo e oggi ve ne darò la dimostrazione. Siete pronti? Spero davvero di sì. Quindi possiamo subito iniziare. Come vedete, ho dato già una sbirciata a questo gioco per vedere cosa mi aspettava e devo dire che quello che ho visto è davvero grandioso. Ve lo mostrerò comunque sia adesso. Hello! Ovviamente il gioco è in inglese. Welcome to the Pokémon Ethereal Gates Demo. Before we begin, we have a few questions. Comunque sia, farò delle traduzioni veloci, se no qui rischio di fare gaffe assurde e allucinanti. Comunque sia, necessiti di vedere i controlli, insomma, no, perché già l'ho visti, quindi iniziamo subito. Sei un ragazzo o una ragazza? La domanda fatidica, una ragazza. Come sapete, devo fare sempre questa scelta. And what is your name? Come sapete, Alex. E la cosa bellissima che mi garba un casino è il fatto che possiamo scrivere il nome della tastiera. Sembra una cazzata, ragazzi, ma una cosa fantastica davvero. E il tuo nome è Alex? Ebbene sì. Quindi possiamo iniziare così subito questa nuova avventura. Non so quanto sarà lunga la demo, non so su cosa si basi questo gioco, ma so solamente che secondo me ci sarà davvero da divertirsi e entusiasmarsi in questa nuova storia. Come vedete, questo è Babbo Natale, ovvero il professor Pokémon di questa regione. È davvero strano, comunque sia, già da qui guardate un po' che roba. Lui che muove la mascella, ragazzi, vi rendete conto? Un professor Pokémon che muove la mascella all'inizio del gioco è un qualcosa di surreale, davvero. Hello and welcome to the world of Pokémon. My name is Hawthorne, but people like to call me the Professor Pokémon. Ok, continuiamo, insomma, dice che loro sfruttano i Pokémon, li studiano e questo è uno sgorbio perché dovete sapere che ci sono anche noi Pokémon in questo gioco. Non bastava semplicemente rivoluzionare tutto, bisognava metterci anche una nuova pseudo-generazione. E devo dire che qualche sprite poi è fatto davvero bene. Non questo, per esempio, che è un po' uno sgorbio, ma vabbè, dai. Ci sono cose davvero interessanti. Mi sono spoilerato solamente in starter, comunque, tranquilli. This is why continua a studiare Pokémon, va bene. Lui continua a studiare Pokémon perché vuole fare i soldi. Li sfrutta e li fa combattere. E soprattutto sfrutta i ragazzini perché almeno gli fanno a fare ricerche per il Pokédex. Come sempre, ragazzi, noi siamo quel bambino stronzo di 10 anni che deve lavorare per costui. Bene, bene, bene. Finisce così la trasmissione ed ecco qui l'esclamazione degli amici che stavano guardando quel programma su quella TV che sembra un forno a microonde. Oh my god! It's fucking crazy! Dobbiamo ovviamente andare. Cosa? Di cosa stai parlando? Il professor Pokémon è nella nostra città, insomma, che si chiama Apalis Town. Quindi ovviamente dobbiamo andare ad incontrarlo per farci sganciare il Pokémon iniziale. Mi sembra assolutamente ovvio. Ok, nel frattempo il nostro amico si è andato perché dice che vuole il Pokémon a tutti i costi. E quindi noi adesso possiamo andare. Purtroppo, ragazzi, non so se si vede bene. No, penso di sì. Penso si veda bene, insomma, la grafica. Però io lo sto vedendo davvero in uno schermetto così, perché con il Mac giocare a queste cose è sempre un po' un casino. Purtroppo queste sono le cose brutte del Mac, ovvero che giocare a queste cose non è sempre facile. Vabbè, pazienza, comunque sia, gustiamoci per adesso il gioco. Guardate che cazzo di grafica è questa, ragazzi. Che cos'è? Io non ho mai visto una cosa del genere. Davvero è bellissima, davvero. Non arriverà XY, però è una cosa bestiale. Come on, Alex, I've been waiting for you. Ti stavo aspettando. Let's get moving on. Le mie prove a parlare inglese velocemente vanno veramente a farsi fottere. Ok, ecco qui il professor Pokémon. Aprile! Non posso crederci, il professor Pokémon è qui! Non posso crederci, Alex! Vabbè, ti porterò da lui. Uno dice che la scienza è noiosa, l'altro dice: ma che cavolo stai a dire? Dobbiamo andare a prendere sti Pokémon. E quindi niente. Purtroppo non posso accelerare, una cosa che mi turba nel profondo dell'animo, non poter accelerare. E niente, mi limiterò a fare tagli come avete visto finora. Excuse me, Mr. Professor. Sir. Sir. Oh my. You should sneak up on me like that. Non mi dovete spaventare in questo modo. Mi avete fatto prendere un attacco. Che cazzo è quel coso? April? Si sta mangiando i girasoli. No, no, April, I'm fine. Ah, sarebbe il suo Pokémon che eventualmente ci avrebbe aperto il culo. I'm just over excited.
Come posso aiutarvi? We are here because you asked on TV if anyone was interested in Pokémon Research. Ok, quindi siamo qui perché ci hai detto tu, insomma, in televisione, volemo qua i Pokémon. Quindi siamo qui in questo campo fantastico di girasoli alti 3 metri. I girasoli così alti non li ho mai visti. Oh dear lord, really? That's wonderful news! You know, you three are the only visitors I have gotten all day. The population here is very small. Praticamente siamo gli unici stronzi che sono andati insomma dal professore, perché questa città è davvero piccola e nessuno vuole aiutarlo. Bene, fatti due domande, insomma. Come possiamo aiutarti? Beh, non sono più giovane come una volta, perché viaggio, mi faccio un sacco di bombe, quindi niente ragazzi, solite storie. Andiamo al sodo, mi piacerebbe farvi dei regali e quindi ovviamente dobbiamo fare la nostra scelta. Devo dire ragazzi che i Pokémon sono... non sono il massimo, però sono carini, soprattutto uno in particolare che vi mostrerò adesso. Poi ha un typing abbastanza strano per essere un starter, vi dico già che è uno al doppio tipo. E niente, vediamo subito quali sono. Possiamo fare la nostra scelta, quindi, ed eccoci qui con le tre sfere Pokéball. Ok, eccolo, Kitork, che sarebbe Pokémon tipo fuoco, potrebbe diventare interessante, perché il primo stadio sì, non è il massimo, però insomma, secondo me in prospettiva futura va bene. Poi il Pokémon di tipo acqua, che è questo coso, secondo me pure qui la terza è decente, e però la prima che mi convince da subito è Fernling. Questo Pokémon di tipo erba volante, che sembra davvero molto molto carino. So che ha davvero tante debolezze, perché insomma un tipo erba volante, il ghiaccio non è che gli fa tanto bene, però sti cazzi ragazzi, dai, vogliamo prendere questo perché è figo. Quindi iniziamo la nostra avventura con questo Pokémon. Vuoi dare un soprannome? No, non me va. Agosto, ok, Agosto. Una persona che si chiama Agosto fa davvero senso. Va bene, dai, proseguiamo. Ok, avete fatto delle ottime scelte e ho qui dei Pokédex per voi. Quindi prendiamo subito il Pokédex in mano e siamo pronti a proseguire finalmente. Riceve il Pokédex! È una big enciclopedia e si cazzi, vai per percorso 1 e inizia a fare qualcosa, stupido Alex, perché non stai facendo assolutamente niente. Quindi eccoci qui ragazzi. Fatemi vedere bene il personaggio, che carino con questo cappello, bello bello. Forse il personaggio maschio pure era altrettanto figo, però dai, ormai siamo abituati a prendere la ragazza e che ci volete fare. Insomma, ok, aprile. Ehi Alex, sicuramente vuole lottare questo tipo qui. Peccato che è lentissimo, dannazio, non ci sono abituato. Living town already. Stai già lasciando la città? Vabbè dai, voglio lottare con me. Perché non ci mostri i tuoi Pokémon? La lotta Pokémon e dai, ci sta subito. Almeno vediamo anche il sistema di gioco. Sinceramente non sono arrivato già fino a qui non c'ero già arrivato. Quindi sono davvero curioso di vedere com'è. Tra l'altro vedete queste animazioni che fanno ogni tanto, tipo lui che alza la sfera poco in aria? Sono davvero bellissime. L'unica cosa che mi dispiace è che si vede davvero piccolo. Pazienza, spero di abituarmi. Contro Agosto, guardate che roba è ragazzi. Ma chi ha fatto sto gioco? È una cosa fantastica davvero. Tra l'altro ho letto che per Windows è ottimizzato, insomma, perché qui diciamo che è un riadattamento. Come vedete ci sono dei rallentamenti, un po' di bug, visto che questa, vi ricordo, è ancora una demo. Fanno così, a poco importa, vediamo un po' che attacchi abbiamo. Abbiamo botta e fumisguardo, ovviamente usiamo botta. E lui ci usa colpo coda. Purtroppo i combattimenti sono davvero molto lenti, mamma mia, non me l'aspettavo fossero così lenti, vabbè. Salto la lotta ragazzi, perché ci sono davvero tanti bug, non credevo, perché è davvero lentissimo, guardate come scorre male. Ah, se continua il gioco mi sa devo cambiare qualcosa, perché così non si può, insomma, va davvero troppo a scatti, fa quanto si... Comunque sia, sconfiggiamo così il nostro rivale Agosto, bene, bene. E si impalla il gioco, sì, cazzo! Che dire ragazzi, non ve l'aspettavate? Beh, in realtà nemmeno io. Te pareva, insomma, era troppo bello per essere vero.
Che dire, mi sa proprio che il Mac per questo tipo di cose non è particolarmente adatto. Ma in generale per uno youtuber non è proprio adatto il Mac, visto che spesso e volentieri succedono queste cose. Se avete comunque sia Windows, vi consiglio assolutamente di provare questo gioco. Quindi vi lascio il link per scaricarlo nella descrizione. Mi raccomando, controllate appunto se siete interessati. Per quanto riguarda il mio let's play, beh, che dire, sono praticamente costretto a terminare qui. Sì, lo so che questa parte insomma sembra un po' una presa per culo, però è l'unica cosa che posso fare, quindi capitemi. Spero ovviamente non me ne vogliate per questa cosa. Noi ci riscatteremo con il prossimo Let's Play su un altro gioco che magari funziona meglio. Se non siete ancora iscritti, mi raccomando, iscrivetevi e ci vediamo alla prossima. Mi raccomando, non mancate. Un saluto a tutti da Alex Flies. Ciao cari!